Luana, l'ex moglie, Pietro, il migliore amico, si fingevano disperati 3 anni fa quando Carlo La Duca è scomparso. E invece investigazioni e intercettazioni telefoniche hanno fatto emergere tutta un'altra realtà. Un'altra cosa ti volevo dire. Vedi che è una presa per... è perché hanno messo le microspie. Capito? Dentro. Tu non devi più parlare né dentro casa tua né dentro, soprattutto a casa di tua madre. Luana e Pietro avevano una relazione segreta. Lei si stava separando. L'ex marito e l'amante proprio quel giorno si sarebbero incontrati. Da quel momento di Carlo La Duca si sono perse le tracce. Per la procura sarebbero stati Luana e Pietro a uccidere Carlo e poi a occultare il cadavere. Forse per ragioni economiche, forse semplicemente per vivere con maggiore serenità questa loro relazione. Fatto sta che sono passati 3 anni e resta un mistero. Che fine ha fatto il corpo di Carlo? E la signora Concetta è in diretta con noi. Buongiorno, insieme al nostro Maurizio Licordari. Ieri abbiamo aperto la nostra trasmissione parlando del caso, buongiorno, di suo figlio. Ad un certo punto il suo avvocato mi ha detto, Concetta, che qualche giorno prima, un mese prima, sì. La ex moglie di Carlo aveva provato con un filo, credo, di un telefono a farle del male, l'aveva aggredita, tanto che era partita una denuncia. È vero? Lei conferma tutto? Sì. Perché? Sì, certo. Perché l'aveva aggredita? Sì. Per quale motivo? Era la prima volta che lo faceva? Niente. La prima volta che lo faceva, questo gesto, e che poi altre volte ci aveva provato anche magari a darmi pugni in testa. Bastava magari che la richiamavo con la buona parola in certe situazioni. E lei questo non l'accettava e mi aggrediva un'altra volta dandomi 2 pugni in testa. Ma per quale motivo? C'era una contesa? Perché lei dice quando provava a richiamarla al buon ordine? Succedeva? Cosa succedeva in quella casa, signora? Un giorno è stato perché il bambino era fuori, si era sporcato, perché stando in campagna il bambino era a contatto con la terra e allora le ha dato un schiaffo e le ha fatto male alle gengive e perciò il bambino cominciò a buttare sangue dalle gengive. Giustamente io mi innervosì, disse: ma come? Disse: nemmeno una matrigna ci si comporta così. Dice: a te che cosa ti interessa? Dice: a te non ti interessa proprio. Lascia il bambino e mi viene a dare 2 pugni. Cioè utilizzava il sistema dell'aggressività, della violenza. Ed era una cosa che faceva spesso. Sì. Aveva spesso era da poco tempo. Certo, che succedeva questo. Scusami, Concetta. Bravo. Era da poco tempo? Questo è successo dopo la morte di mio marito, perché giustamente quando c'era mio marito questi gesti non li faceva. Poi una volta che mio marito non c'era, io a mio figlio non raccontavo niente e lei ne approfittava. Per cui quanti anni saranno passati di violenze di questo genere? 1, 2, 5 anni? Da quant'è che le era mancato il marito, Concetta? E perché non ha detto nulla a suo figlio? Da un paio d'anni. Il fatto del filo del telefono è stato mesi prima che si separassero. Però quello lei l'ha denunciato a questo punto. E io punto. Di tutto questo non avevo raccolto. Però quello del filo del telefono lei l'ha andata a denunciare. Denunziato? No, dice la denuncia della vicenda del telefono, sì, c'è un procedimento in corso, tra l'altro, in tribunale. Sì. Per cui ad un certo punto l'aggressività era sfociata talmente ed era diventata talmente alta che lei ha deciso di raccontare tutto e soprattutto di andarla di scrivere nero su bianco davanti ai carabinieri.
di andare a raccontare. Sì, perché giustamente io ho fatto la denuncia. Eh beh, ci mancherebbe, ha fatto bene a fare la denuncia. Sì, di tutto quello che mi era successo. Sì, e mi ha detto... Ma Carlo non sapeva nulla? Se, tu, Carlo se non... ci provo... Ci... Ma Carlo non sapeva nulla? No, per farli stare tranquilli... No. L'ha saputo quando già fra di loro erano incominciati, diciamo, i primi litigi per la separazione. Allora, questa separazione... E un'altra cosa ancora, dice, io ci sto... Questa separazione concetta... Io ci sto provando, dice, con il filo. Cos'è sì, che sì. ha detto? Io ci sto provando con il filo? Sì, sì. No. Dice, io ci sto provando con il filo, dice, ma eventualmente, dice, qualche mattina, dice, che tuo figlio, dice, va al mercato, dice, io vengo nel letto, dice, ti soffoco. Oddio, altra matta. Va a vivere? Perché era cresciuta questa aggressività di questa persona, secondo lei? Era cambiata o in realtà si mostrava era per quello che era? Era il suo carattere così. Era il suo carattere così. Che non era dolce. Beh, un conto non essere dolci, Concetta, un conto è cercare di strozzare una persona con un filo del telefono. Ne passa di differenza. Sì, eh? Sì, è perché lei, diciamo, la pensava così, la sua aggressività era questa. Sì, professoressa, prego. Signora Concetta, mi scusi se insistiamo su un cambiamento. Sì, sì. Magari c'è una base di aggressività che rientra in una paranormalità, però a un certo punto Grazie. Probabilmente c'è un'aggressività molto esplicita da parte di questa donna. Lei ricorda se c'è questo tipo di cambiamento? Perché non vorrei che questa signora magari avesse fatto uso di qualche sostanza, per esempio, per arrivare ad una situazione del genere. È sempre una follia che va chiaramente condannata, però cerchiamo di capire meglio. No, di questo no, che faceva uso di sostanze, questo no, almeno questo non mi, non, diciamo, no, non, sono, non ne so niente, ma non credo. E così, il suo carattere era così, voleva dominare lei, il suo carattere, avendolo così, lo dominava in questo modo. Un carattere dominante non arriva all'omicidio però, ecco, questo le volevo dire signora, è una cosa talmente grave... Cioè, stiamo parlando di un omicidio adesso. Sì, cioè è perché, una cosa perché è stata aiutata. Sì, sì. Allora, tu l'hai ascoltata. E una volta che già aveva questa relazione. Sì. Questa nuova relazione, questo Piero. Sì, una volta che aveva iniziato questa relazione con questo signore, perciò lei ormai di tutto il resto non ci interessava niente. Mio figlio non si voleva separare. Non si voleva separare mio figlio perché dice danneggiamoci la salute dei bambini. Dice no, dice che i bambini stanno bene. Mio figlio le aveva detto, dice ricominciamo da capo. Se io ho sbagliato nei tuoi confronti, dice buttiamoci una pietra al passato. Se hai sbagliato tu nei miei confronti, buttiamo una pietra nel passato e ricominciamo da capo. Dice no, dice non è possibile perché già aveva da anni con questa persona. E appunto, ma che magari veniva a casa mia e faceva il traditore. Ma magari il cambiamento non lo ha notato nella differenza legata al tempo da cui è iniziata la relazione con l'altra persona? Sì. Allora. Praticamente voleva separarsi, cioè, eravate in concomitanza con la famiglia, con la relazione con Pietro, che è l'altro accusato di concorso in omicidio, lo state vedendo in questa fotografia. Ecco perché gli amanti diabolici, perché sono state intercettate queste due persone che parlavano al telefono. Adesso, fra l'altro, ne mandiamo altre di intercettazioni rispetto a quelle sentite ieri. E si mettevano d'accordo, ad un certo punto si sono messi d'accordo, Concetta, anche su come rispondere
Nei programmi televisivi, sì, lei l'ha sentita questa cosa? Che loro si parlavano al telefono? Certo. Sì, mettiamo quella prima. Si parlavano al telefono, sì. Sì, sì. E ad un certo punto lui dice a lei: fatti vedere molto preoccupata della scomparsa di tuo marito e ricordati che davanti le telecamere devi essere e parlare in una determinata maniera. Allora, riascoltiamolo un attimo. Tu stai attenta alle trasmissioni e se mi vedrai piangere, se mi vedrai commuovere... Sì. Stai tranquilla, è giusto? Sì, lo so, lo so. A parte che io mi farò oscurare la faccia perché non voglio essere visto da nessuno. Sì, questo lo possono fare. Sì, lo so. Gli dici io non sono disponibile a parlare perché... Sì, sì, sì. So io che devo fare, quindi... Per il mio compare questo ed altro gli dici. Però io non voglio essere ripreso. Allora, continuiamo. L'avevi sentita questa intercettazione, Concetta? Sì, sì, altro che l'ho sentita, sì, sì, sì. Sì, sì. Ha visto che caratteraccio che aveva? Perciò, davanti alle telecamere faceva finta di piangere. Ma con quale coraggio diceva questo? Alba Parietti, vedo che voleva intervenire. Alba, buongiorno. Sì, no, vorrei solamente dire una cosa, che il termine diabolici non trovo che sia confacente con questa coppia. Questi sono due delinquenti, sono due squilibrati totali, ma sono molto molto stupidi. Cioè, io li trovo tremendamente stupidi, li trovo stupidi, li trovo gretti, li trovo volgari, li trovo tutto tranne che diabolici, li trovo tremendamente stupidi, tra parentesi. Stupidi nel modo di esprimersi, stupidi nel fare queste strategie. E mi meraviglio che, data anche la precedente questione legata alla signora e quindi comportamenti che probabilmente erano reiterati nel tempo di questa donna, perché non credo che fossero due episodi separati, ci sono voluti 3 anni per arrivare attraverso le intercettazioni a individuare, diciamo, una colpevolezza, quando mi sembra che fossero due persone su cui era facilissimo avere dei sospetti fin dall'inizio. In modo evidentemente c'erano, perché se no non avrebbero messo non li avrebbero intercettati, ma il comportamento era tutt'altro che diabolico, era di una stupidità imbarazzante, trovo. Bisogna vedere se dietro un comportamento diabolico c'è l'intelligenza o la stupidità. Io credo che di fondo ci sia comunque una base il di stupidità in generale, Alba, almeno, no? Quello, almeno l'intelligenza al diavolo veniva data come caratteristica. Questi non hanno proprio nulla di intelligente, c'è proprio un comportamento semplicemente gretto. Non uso il termine animalesco perché gli animali sono non hanno questo genere di comportamento, sono proprio due persone senza Dio, ecco. Allora, Valerio, il fatto che questi parlassero, allora, ascoltiamo un attimo quest'altra intercettazione che è molto importante, perché ad un certo punto l'ex moglie di Carlo ricorda a Piero di quando aveva bruciato alcune fotografie del matrimonio. La donna però ad un certo punto è costretta a tenerne alcune per paura, perché avevano capito che c'era qualcuno li stava controllando e siccome aveva paura che gli inquirenti potessero sospettare di lei, inizia a tenere queste fotografie e a metterle in bella mostra. Sentite. E mia madre dice: ma che ci fa quest'album qua? Le ho detto: no, ho preso alcune fotografie che devono essere levate, le ho levate. E dove le hai messe? No, le fotografie, quelle che... quando è stato? Quest'inverno, quest'estate? Quelle che ti dicevo, Vita, le posso bruciare? E tu mi dicevi sì. Ora sono rimaste altre fotografie, ma non le posso levare tutte, capito? Certo. Al telefono la moglie di Piero e la nuova compagna di Carlo, le due donne, sono concordi nel dire che Carlo non avrebbe mai lasciato la famiglia in questo modo. Che non è normale, perché non è un comportamento di Carlo questo. No, 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 è successo qualche cosa. Per questo io ho insistito a Piero, gli ho detto: Pie, ma tu sei sicuro che Carlo a te non ti ha detto niente? No, a me ha detto Carlo che si sono visti pure venerdì con Pietro in campagna.
C'è qualche cosa che non mi convince. Venerdì? Venerdì mattina. No, lui mi ha detto solo per telefono. Hai visto? Ora mi sento dire. Mi sento che c'è qualche bugia in mezzo. No, ma gliel'ho dovuto dire. Anche perché se ne accorgono. Hai fatto bene. Perché le chiamate ci sono. Le chiamate di Pietro. Le chiamate di lui. E certo, ma infatti. Cioè, lo vedono? Allora, io quello che ti voglio dire, io ho insistito per questo. Gli ho detto, Piero, non facciamo che tu... Allora, sul fatto invece di essere sentiti o meno, intercettati o meno, c'è un passaggio importante. Loro, tutti e due, Luana e Piero, Pietro, loro lo chiamavano Piero, insomma, Pietro Ferrara, lo state vedendo lì in quella foto, sospettando che anche le loro utenze clandestine fossero sotto controllo, cioè non il telefono, il numero di telefono ufficiale, ma l'utenza clandestina. Piero ricorda a Luana di spegnere sempre il cellulare quando esce da casa e una volta in macchina di alzare il volume della radio per evitare che vengano sentite le loro conversazioni. C'è una furbizia maniacale. Ma quale furbizia? Sentite. Colpevolezza. Sì. Spegni. Prima di partire da casa, spegni. Spegni il telefono. Va bene. Spegni anche questo. Anche questo. Anche questo. Va bene. E dove ci vediamo, Vita? Di nuovo là sopra? Spegni i telefoni. Va bene, sto... E sbrigati. A te. A te aspetto. Va bene, sto spegnendo i telefoni, mi metto in macchina. Sto venendo, va bene? E accendi la radio. Sì, accendo la radio, lo so. Va bene, vita mia. Sto venendo. Ciao, ciao. Ciao. Lui non sa che di fatto, no, quando tu poi la registrazione puoi separare i suoni, no? Però mostrano sì, la colpevolezza. Sì, noi parliamo di due soggetti, cioè, per i quali si deve presumere la non colpevolezza, no? Fino a che poi non verrà accertata a livello di giudizio, di processo, cioè, passato in giudicato. Però effettivamente ci sono una serie di gravi indizi di colpevolezza, cioè, che sono stati tratti per lo più da questa attività di intercettazione, che non era soltanto telefonica, ma anche ambientale. C'è stato un intoppo nel maggio di un anno fa, perché portando all'elettrauto l'autovettura, questo si è accorto che c'era l'apparecchio per la captazione. Allora lì c'è una maggiore cautela in tutte queste intercettazioni che abbiamo sentito riprodotte, si danno una serie di suggerimenti. Questi sono elementi che comportano un giudizio indiziario di colpevolezza, al quale si uniscono tanti altri elementi che sono stati indicati nel provvedimento dei magistrati. Dunque, Concetta, lei immagino abbia... La sento. ...letto le intercettazioni, no? Abbia ascoltato, ne stanno parlando tante televisioni. Sì, se le ho ascoltate, sì. Non oso immaginarle le, Ma dico io, se le c'era... reazioni che lei ha avuto davanti. Sono terribili le nostre, figuriamoci la sua, per cui c'è veramente una grande vicinanza da parte di tutti quanti noi a quello che è successo e davanti a queste due persone che non dimostrano nessun genere di umanità, nessun genere di consapevolezza, che trattano l'argomento come se non fosse cosa nemmeno loro. Pensare, sì. Nemmeno pensare all'amore dei figli. Ma come ha potuto fare tutto questo? Due bambini in tenera età. Come ha avuto tutto questo coraggio? Allora, Maurizio... Io l'avevo capito che c'era qualcosa fra di loro. Ah, ecco, questa è un'altra... Sì, perché la sera, il giorno della scomparsa di mio figlio... Sì. La compagna di Ferrari non si è fatta sentire. Nel pomeriggio mi telefonò dice, ma ci ho saputo tramite Dicetti, cioè la ragazza che stava frequentando mio figlio, che Carlo non è rientrato, dice, a casa. Ci disse, ma lui abitualmente quando esce mi chiama. Ma non so che cosa le sia successo, qualche guasto nella macchina, ma aspettiamo. E poi non si sono fatti più sentire. L'indomani poi mi chiamò e io le ho detto a mio figlio
ci disse: digli a questa signora che io a casa non ci sono, perché se erano amici e volevano bene a mio figlio, loro in quel momento dovevano farsi vedere, venire, si parlava e cercare a mio figlio dove poteva essere. Niente, non sono intervenuti per niente. Maurizio. E l'indomani sera sono andati in caserma senza... Sì, l'indomani sì, sera sono andati in caserma. Concludi, Concetta, sono andati in caserma. Sì, sì, tutte e due, il Ferrara con la compagna, senza essere interpellati dai carabinieri, di loro spontanea volontà sono andati a rilasciare una testimonianza dicendo che era andato Carlo da lui, però dice si è intrattenuto poco e poi se n'è andato perché doveva andare all'ufficio della regione che doveva fare una piantagione di alberi, un progetto doveva presentare. E questo non era vero, era tutta bugia, era per depistare l'indagine. Scusami Maurizio, allora di Pietro e di Luana. Sì, Eleonora. Chi sapeva? Nessuno. Cioè che loro due ufficialmente insieme. Ufficialmente nessuno. No, nessuno. Questa relazione era nascosta. Torniamo anche a quello che diceva prima la signora Concettina a proposito della relazione, cioè lei diceva probabilmente gli atteggiamenti di Luana sono cambiati quando lei ha cominciato a frequentare Pietro, ma in realtà voi questo esattamente non lo sapevate, lei l'ha scoperto dopo. No, io l'ho capito che un giorno eravamo tutti lì in compagnia e ho visto che gli sguardi erano un po' particolari. E ho chiamato, diglielo a lei, non gliel'ho voluto dire perché col suo carattere mi poteva aggredire. E allora ho parlato con la compagna di Ferrara, dicendo, ma tu te ne sei accorta, diciamo, che questi hanno uno sguardo particolare? Dice, sì, non ti preoccupare, ci fa l'occhio dolce, ci fa. Lei a lui o lui a lei? Secondo la compagna, chi è? Si facevano l'occhio dolce, ma... Però non pensava... E così continuò poi la sua storia. Allora, Concetta, ti faccio una domanda legata a quella casa dove vi trovate, ai terreni e a quello che potrebbe essere il movente, ovvero economico, perché di fatto Carlo e Luana non stavano più insieme. Però c'era un problema legato... Non... ai terreni, ai soldi. Sì, tutto questo era, sì, tutto questo è stato, perché una volta che mio figlio si separava, questa proprietà era un lascito da mio marito, che gliel'aveva lasciato mio marito la proprietà, perciò lei non subentrava in questa proprietà una volta che si separavano. Tra l'altro lei mi diceva che quando suo figlio è scomparso, la signora continuava a vivere al piano di sotto, Eleonora, chiariamo, mentre al piano di sopra viveva il figlio con Luana, con la moglie e con gli altri figli. No, lei mi raccontava capire. Che addirittura che quando è scomparso suo figlio, lei piano piano... Maurizio, fammi capire, chi stava al piano di sotto? Al piano terra abitava la signora. Al piano terra abitava la signora sopra... e al piano di sopra abitava il figlio quando era ancora sposato con la moglie. Dopo? A un certo punto, quando i due cominciano a allontanarsi, inizia questa separazione, il figlio va a vivere con lei al piano di sotto. Poi Carlo scompare. Quando Carlo scompare, continuano per un periodo a vivere la signora al piano terra. No, non ci sono andata più ad abitare lì in campagna da sola. Sono rimasta per un anno e mezzo da mio figlio a Termine e poi sono venuta ad abitare nella mia casa qua a Cerda. Però loro, dal momento in cui venne a mancare mio figlio, diventarono loro tutti padroni della proprietà. Lui si interessava a coltivare il terreno, ma coltivare come? Perché una persona che non è competente del mestiere, prendeva trattore, trattorava il terreno, ma ci metteva soltanto, perché sono terreni che rendono, certo. Ma loro mettevano frumento soltanto. Ma mi diceva anche che avevano addirittura messo delle transenne per dividere gli spazi tra il piano di sotto e quindi le pertinenze, diciamo, il giardino del piano di sotto e il resto della casa. Le dicevano tu qui non puoi passare. Sì. No.
Avevamo montato le telecamere giorno 30 di dicembre. E scusate, poi li hanno ultimati i lavori, cioè per montare le telecamere, il 31. E mio figlio poi è scomparso il 31 gennaio. Allora, sì, sì. E lei, mi ha fatto Concetta, che mi ha coperto. Aspetta. Concetta, aspetta sì. Un attimo, Purello. Perché dobbiamo capire alcune cose che state dicendo e tradurle in quello che potrebbe significare un certo tipo di comportamento, ok? Se i terreni nella separazione sarebbero andati a tuo figlio, nel momento in cui il figlio non c'è più, Valerio De Gioia, che succede? Certo, erede. Sì, questo profilo potrebbe spiegare... Da un punto di vista legale? Loro erano in una fase di separazione, erano ancora coniugi, perché il coniugio cessa soltanto con il divorzio, con la cessazione degli effetti. Quindi loro erano coniugi. Qui parrebbe, per quello che ho letto, per quello che viene raccontato, che il movente non fosse legato al viviamo serenamente questa storia d'amore clandestina, ma fosse per lo più legato alle vicende di natura economica, perché c'era un patrimonio che si rischiava in qualche modo di perdere. Cioè, una volta cessato il rapporto... Carlo moriva... Il terreno a chi andava? Morendo lui, lei è il coniuge e ha la quota che le viene garantita. Ecco, certamente. Come funziona, Alessi? Quando un coniuge muore, l'eredità passa il 50% alla moglie e l'altro ai figli? 50% alla moglie e il resto ai figli, ma anche la mamma avrebbe potuto pretendere anche delle quote, dell'eredità, perché anche i genitori vengono considerati nei parenti più prossimi. I fratelli in genere mi dicono che non hanno invece diritti sull'eredità. Quello che è impressionante di questa storia è che... Questo potrebbe essere stato il movente. Ma certo. È sicuramente il movente. Non è solo quello. Sì. Stiamo parlando di Luana che chiama Piero Vita, era il suo nuovo progetto. Tanto è vero che secondo me si era reso conto Carlo La Duca di questa relazione, perché ribadisco, quando quella mattina è andato a casa di Piero, lui aveva intenzione di registrare la telefonata. E Cettina lo aveva in qualche modo messo in guardia della serie non andare là. È ancora più orrendo poi quando le due persone, parlando intercettati di Piero, usano termini veramente offensivi, lo chiamano bestia, lo chiamano becco. È una cosa oscena proprio da questo punto di vista. E addirittura Luana, parlando con gli inquilini, ha addirittura detto che Carlo, e non era assolutamente vero, ed è stato il primo sospetto da parte degli inquilini, dire che era un uomo che andava a prostitute e che aveva anche dei vizi ludopatici. Dunque, sì, questo per screditare però la figura di Carlo, questo dobbiamo dirlo. Questo lo raccontavano probabilmente per screditare la figura di Carlo, che invece, come dice Concetta, che è in diretta, ovvero la mamma, era molto legato alla famiglia e cercava di salvare questo matrimonio, di non lasciare andare via Luana proprio per mettere insieme i cocci rotti, diciamo. E questo è il quanto. Dunque... Stavate parlando delle telecamere, il giorno della sparizione, Concetta, dicevi, il giorno della sparizione di tuo figlio, loro installano delle telecamere di sorveglianza? Ho capito male? Sì, sì. Un mese prima della scomparsa. Un mese. Il 31 sono stati rifiniti il lavoro e poi il 31 gennaio mio figlio è scomparso e lei un giorno mi andò a tagliare i fili del palo del telefono. Mi copriva le telecamere che c'erano all'esterno della casa. Mi andava a chiudere l'automatico del contatore per non fare funzionare le telecamere. Me ne combinò di tutti i colori. Ma queste telecamere chi le aveva installate? Tuo figlio? Carlo. No, le avevamo installate noi, cioè
a spese nostre, diciamo, ma li aveva installati l'ex compagno della fidanzata di Carlo. L'ex compagno della fidanzata di Carlo, li aveva installate Carlo, di fatto, cioè Carlo aveva dato il via. L'ex marito, no, ho sbagliato io. L'ex marito della signora Cetti Mazzola. Ma perché hanno un buon rapporto col marito? Ma perché installano? Nemmeno sembravano che erano separate, perché... Sì, ma un mese prima, perché Carlo comunque decideva di installare o far installare a un loro amico e un loro conoscente delle telecamere? Significa che Carlo aveva già avuto la sensazione di essere in pericolo. Certo. Capisci, Concetta? Sono scomparsi quattro cani, tutti in una volta, tutti e quattro. Poi mio figlio aveva lasciato il trattore posteggiato dopo che una giornata aveva lavorato. L'indomani mette in moto il trattore e ci avevano messo l'acido nel serbatoio del trattore. Allora, io non ho capito perché scompaiono quattro cani. Ne combinavano di tutti i colori. Ma perché scompaiono quattro cani? Erano cani da guardia? Ipotesi, non ci sono accuse dirette, Leonora, è giusto chiarire. Perché c'erano quattro cani all'ingresso, sono stati trovati morti tutti e quattro questi cani e non si sa ovviamente chi l'abbia fatto. Poi è successo questo episodio del trattore in cui è stato evidentemente messo dell'acido nel serbatoio. A quel punto si è ritenuto di fare una segnalazione naturalmente di ciò che era accaduto, ma anche di mettere delle telecamere perché si è avuto il dubbio che ci fosse qualcuno che voleva fare dei danni o addirittura del male ovviamente a chi stava all'interno della famiglia. Questo è quello che accade poi ovviamente. Maurizio, ascoltami, perché i cani? Questa cosa non la capiamo. La scomparsa dei cani non ha una spiegazione ufficiale, non è ufficialmente collegata a questa storia, chiariamolo. Sono degli episodi che sono avvenuti, ovviamente bisognerà capire se in qualche modo sono collegati alla vicenda. Accadono in quel periodo, ovviamente ognuno si fa la sua idea rispetto a quello che potrebbe essere accaduto e a eventuali collegamenti, però ufficialmente non ci sono dei collegamenti, chiariamolo altrimenti. Guarda, i cani, siccome loro avevano un cane e lo tenevano legato lì davanti alla porta e i nostri cani erano lasciati liberi e forse magari ci andavano vicino, lo disturbavano quel cane, perché i quattro cani nostri sono scomparsi, quello suo è rimasto lì. Ovviamente, ripetiamo, è una ipotesi, naturalmente chiariamolo, ripetiamo, perché altrimenti entriamo su settori che non sono chiaramente nostri, però è un'ipotesi. Anche questo, certamente scusatemi, un sospetto il fatto che siano scomparsi questi cani, quello è un dato oggettivo. Erano cani che erano da tanto tempo lì, in casa, in questi terreni. Sì, i cani erano grandi. Anche da guardia, ormai, diciamo. E non si allontanavano. Non si allontanavano proprio, e tanto che poi non abbiamo avuto più notizie di questi cani, che fine hanno fatto, ma poi passò un po' di tempo e li hanno trovate. Di solito quando arriva qualcuno di estraneo, no, i cani di casa abbaiano. Che siano spariti, Alba, tutti e quattro i cani, forse, probabilmente si può presurre che nel piano di un omicidio magari ci potessero essere state tante vie. Una di queste potrebbe essere stata una rapina finita male. Alba, posso avanzare delle ipotesi? Le ipotesi possono essere due. Quella che ho lanciato io è un'ipotesi. Sì. Allora, no, le ipotesi possono essere o che i cani chiaramente disturbassero o potessero aggredire l'eventuale aggressore, ma questo mi sembra più improbabile. Invece, secondo me, poteva già fare parte del cosiddetto piano, chiamiamolo diabolico, anche se per me di diabolico qui non c'è proprio, ripeto, niente, ma una gran confusione di gente che secondo me ha visto molte trasmissioni su delitti, si è informata e cerca di costruire il delitto perfetto. Ho sentito che hanno cercato più volte
di far passare appunto il figlio della signora come una persona che aveva debiti o debiti di gioco oppure ludopatico piuttosto che avvezzo a determinati tipi di... E questi potrebbero essere una sorta di avvertimenti in stile, diciamo, minatorio di questo genere di persone che ha a che fare con questi ambienti. Forse già per creare una situazione che potesse essere... che si prestasse in qualche maniera a una lettura di questo tipo, perché se poi loro frequentavano abitualmente questa casa e quindi i cani li conoscevano, francamente al di là proprio del dispetto, della cattiveria fine a se stessa, io non ci vedo altre motivazioni. Mi viene da pensare di più a una cosa di questo genere, oppure un avvertimento, perché come ha detto la signora Concetta, l'avvertimento non avrebbe senso, perché l'avvertimento non avrebbe senso perché... Alba, avrebbe senso se visto... Fammi finire, Alba, così capisci quello che sto cercando di dire. Avrebbe senso se ricondotto e visto davanti ad altri fatti che sono accaduti. Avrete sentito prima la signora Concetta che ha detto una cosa. Sul suo trattore è stata trovata una bottiglia con dell'acido o dell'acido messo nel serbatoio, non ho capito. Cioè degli... avvisi, chiamiamoli così, no, ok? Io faccio... Ma questo avrebbe costruito, e questo avrebbe costruito proprio, se vogliamo, tutta un'altra storia, no? Cioè c'era già pronta la storia per cui colpevolizzare qualcuno, cioè qualcuno doveva pure essere stato. Quindi questi cani ammazzati, l'avvertimento del trattore, tutta questa serie di avvertimenti che poi alla fine potevano costituire una pista da seguire che chiaramente non esisteva. Allora, sentiamo, perché ad un certo punto tutti e due capiscono, si accorgono che vengono intercettati e comprendono bene che forse i loro due telefonini, loro pensavano fossero telefonini clandestini, tanto clandestino era il loro rapporto e i loro sentimenti, capiscono che invece quei telefoni potrebbero essere stati intercettati o loro sentiti e sospettati di un omicidio. Forse troppa televisione, magari non l'hanno vista, perché si sa benissimo, la prima cosa che si sa è quella che non si deve parlare al telefono, perché il primo modo, no, de gioia per come dire, incastrare qualcuno è proprio quello delle intercettazioni. Dunque, sentiamo un attimo che cosa si dicevano al telefono. Ma che hai? Io? Eh? Niente, un po' preoccupata per ieri. Eh? Ma lei non ha altri telefoni? Lo può giurare? Sì, io altri telefoni non ne ho. Ho solo questo. Ti hanno... Hanno il mio tabulato e hanno controllato quel numero che chiamo, che è a nome tuo. Mi può dare gentilmente il numero? Sì, aspetti un attimo che glielo do. Vai, continua a parlare. E diceva, lei è sicura che ha questo numero? Sì, sicurissima. Tutta la gente che lei chiama o la chiamano, chiamano su questo numero? Si sono portati il telefono e non me lo hanno portato più. E a proposito, dove ce l'hai tu in questo momento il telefono? Nel bagno, collegato su WhatsApp, diciamo. Perché quel telefono è più... Sì, hanno fatto tutte le fotografie, tutte le registrazioni che noi dal 6 marzo fino a ieri. Dunque, insomma, sono due Concetta. Persone non intelligentissime. Allora, questi hanno parlato tanto al telefono. Infatti. Meno male. Sì, certo. Beh, a questo punto meno male che hanno parlato al telefono. Il problema, Concetta, è che adesso non stanno più parlando. Non hanno... No. Sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Non parlano più, non hanno risposto. No, non rispondono che sono innocente. No, non rispondono proprio, non hanno detto che sono innocenti, ci sono proprio avvalsi la facoltà di non rispondere. Questo è quanto, per cui non stanno dicendo nulla, non stanno indicando niente. Questo significa, De Gioia infatti ha molta cautela nel trattare questo caso, significa che loro probabilmente in una strategia difensiva, forse avendo lo stesso avvocato, questo non lo so, lo sa il nostro Licordari, potrebbero anche dire che non c'entrano nulla. No, sono due avvocati diversi, Eleonora. Sono due avvocati diversi. Allora, Valerio, la strategia difensiva quale potrebbe essere di queste due persone?
Beh, legittimamente hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Ci sono una serie di elementi importanti, pesanti, soprattutto quelli che si traggono dalle intercettazioni. Se non sbaglio, il capo di imputazione parla di una premeditazione, penso sia un omicidio in concorso con premeditazione. Questo potrebbe dare invece forza alla tesi che sosteneva Alba Parietti, che quella serie di episodi antecedenti alla scomparsa fossero già incardinati nell'ottica di creare delle piste alternative finalizzate poi nella fase successiva a quel depistaggio del quale abbiamo parlato. Ora, qual è l'opzione difensiva? Qui abbiamo un reato, voi lo sapete, no? Che dopo l'aprile del 2019, io non so il fatto di reato quando si assume essere stato commesso, forse successivamente, ecco, si può più optare per il rito abbreviato, quello che dava quella importante riduzione di pena, se il reato è punibile con l'ergastolo. Questo mi sembra, essendo stato posto in essere nella prospettazione accusatoria dalla coniuge, ecco, che porti a quella pena, cioè se dovesse essere accertato questo fatto nei confronti di entrambi, e verosimilmente l'unico risultato sarà quello della pena massima, non potendo optare per il rito abbreviato. Però non sono sicuro sul fatto che questo reato... Però di fatto, insomma, loro non stanno parlando e non indicano nulla. Questo significa che la signora Concetta, come tutti quanti noi, restiamo in attesa di comprendere quello che è accaduto a Carlo e soprattutto che cosa hanno fatto questi due. Concetta, stanno portando avanti, credo, anche le ricerche del corpo di tuo figlio e lo stanno facendo... Io quello che voglio... quello che... Lo stanno facendo nel terreno. Quello che voglio dire è di dire la verità e farmi trovare il corpo di mio figlio. Fatti forza, Concetta, noi veramente per tutto quello che possiamo fare, esserci, ci siamo. Queste intercettazioni sono molto significative. Loro non stanno parlando, probabilmente diranno che non hanno fatto nulla, però ci sono una serie di indizi pesantissimi nei loro confronti e purtroppo c'è anche un presunto movente che è quello economico. Sembra così poco presunto. Maurizio, loro due sono in carcere. Come dicevo prima, non hanno parlato. Loro sono in carcere, c'è un chiarimento che è giusto per correttezza e per completezza. A proposito delle loro dichiarazioni, i loro avvocati in questo momento ancora non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, però hanno diffuso un comunicato stampa chiarendo che allo stato degli atti è giusto precisare che ogni ricostruzione della vicenda è stata fatta sulla base di una ricostruzione dei fatti fondata su mere ipotesi accusatorie. In particolare sono stati diffusi numerosi stralci di conversazione, dicono che in realtà sono solo parti di dialoghi più articolati, il cui contenuto dovrà essere valutato e interpretato, ovviamente. E poi in chiusura chiariscono anche rispetto alle dichiarazioni, dicono che ad oggi non sono stati nelle condizioni di poter incontrare gli assistiti, essendo gli stessi attualmente sottoposti a isolamento fiduciario imposto dai protocolli Covid, e dunque qualsiasi strategia difensiva da pianificare con loro o valutazione sugli argomenti oggetto di cronaca non può essere dagli scriventi manifestata, ritenendo comunque che queste debbano essere oggetto di un'attività domanda, difensiva. Maurizio. In sostanza dicono molto che allo chiaro. Stato attuale ovviamente... Molto chiaro la loro posizione, come dicevo prima, probabilmente nella strategia difensiva racconteranno, diranno altro. Questo non lo sappiamo, dobbiamo aspettare che parlino, per cui attendiamo anche quello che diranno poi gli avvocati. L'ultima domanda, le ricerche del corpo, eventualmente sia accaduto qualcosa di brutto a Carlo, le ricerche hanno continuato o si sono stoppate, si sono fermate? Allora, in questo momento si cerca di capire in che direzione orientare queste ricerche, perché come abbiamo già raccontato anche nella mattinata di ieri, ci sono delle idee, naturalmente sono anche contenute nell'ordinanza, si immagina che possa essere questo terreno di Ciaculli, il luogo in cui il corpo di Carlo è finito, è rimasto sin dal momento in cui è avvenuto il fatto, da quella mattina del 31 gennaio, ma in realtà è un'ipotesi e comunque si tratta di un terreno molto vasto e non è ipotizzabile naturalmente di scavare un intero terreno finché non si hanno indicazioni più chiare. Quindi ci si muove
per step, passo passo, cercando indicazioni su quello che potrebbe essere il luogo in cui è stato nascosto appunto il corpo di Carlo, e potrebbe avvenire oggi, domani, la settimana prossima, quando arriveranno insomma degli spunti e delle indicazioni. Grazie. In questo momento, oggi per esempio no, però nei prossimi giorni potrebbe già avvenire qualcosa. Concetta, ti abbracciamo forte. Sì. Da parte di tutti quanti. Sì, sì. Grazie. Vedrai, io ringrazio a voi per il vostro lavoro che state facendo, e che speriamo che ho notizie di mio figlio quanto prima. Ci siamo veramente vicini, Concetta. Grazie, grazie. Abbraccio. Ti mando un abbraccio. Chi ha sbagliato? Deve pagare. Bravo. Ce lo auguriamo davvero. Bracci per noi nipoti, Concetta, stia vicino a loro, faccia coraggio, vedrà che il corpo grazie. Arriverà e lei ringrazio potrà passare moltissimo. Dal trauma al lutto, ce lo auguriamo nel male col tutto il cuore per questi due stupidi, deliranti. Beh, stupidi, mamma veramente mia. Su cui non c'è bisogno ma di parlare. Ma poi era allora. Il caso di togliere il padre ai figli, era il caso? No. Ma dietro nessuna azione di violenza, nemmeno dietro ai pugni che ti dava costantemente questa donna, o dietro le aggressioni che ti faceva, non c'era nulla di spiegabile davanti a tutto questo, Concetta. Se riusciamo a essere collegati con te in questi giorni, esserti vicini, sperando veramente che il prima possibile si arrivi ad una verità per quanto è successo, per quello che sta accadendo nella vostra vita e nella vostra famiglia. Ti ringrazio intanto. Ciao, Concetta. Grazie a voi. Grazie a Maurizio. Buongiorno.